Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Rocket League per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso, oggi è domenica 5 novembre, sono le ore 14 e sono online, pronto a giocare con voi. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nel primo match di oggi. Guardate, ho messo le cornine alla mia auto. Allora, giochiamo una partita normalissima di Carlcio, ce la faccio a dirlo. Devo un attimo riscaldarmi perché è da una settimana che non gioco più a Rocket League. Ah, l'ho lisciato. Mamma mia, che sportellata incredibile. Ok, l'abbiamo mandata lì e va dentro. Bravo, bravo Night King. Bravo, bella parata. Devo prendermi questo. Ok, aspettate. La palla è di là. Non so se l'ho deviata io o l'ha deviata qualcuno della mia squadra, però sta andando verso la porta arancione. No, dai, non ci credo. Me l'hanno deviata. Ah, ciccione spazza via. Allora, torniamo in difesa. Weyla, Weyla, Weyla. Che gol che ha fatto Dani? Ha fatto ercucchiaio. Fatemi vedere. Fatemi vedere che gol che ha fatto. Ah, perché è rimbalzata su Niccolò. Quindi ha preso quell'effetto strano lì. Gran gol però. Gran gol. Ok, ci buttiamo in mezzo. Palla che schizza in alto. Ho tolto l'oscillazione, perché qualcuno di voi mi ha consigliato di toglierla. L'ho lisciata tantissimo e ciccione segna da una posizione impossibile. Pensavo di riuscire a raggiungerla anche in quel modo, però dovevo decollare per pararla, dovevo decollare. Niente, siamo già 2-0 per loro. Ok, è andata di là. Sta tornando in mezzo, l'ha lisciata tutti. Stavo aspettando un cross in mezzo, però questo cross non arriva. No, dai! Peccato. Perché avevo la telecamera sulla palla. Se avessi avuto magari la telecamera normale era meglio. Qui manca totalmente il NOS e sono esploso. Colpito da non so chi. Attenzione. Palla fuori, palla fuori. Bravo Nico. No, 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 che la mettono in mezzo. No, dai, non ci credo. L'ho lisciata tantissimo, l'ho lisciata tantissimo. Qui è brutta, meno male che hanno beccato la traversa. Era lentissima. Dai, dai, dai. Dov'è finita la palla? È andata di là. Attenzione, altro contropiede. Oh, non riesco a colpirla sta palla. Oggi è così. Oggi va così. Niente, si torna di nuovo indietro. Ci sono passato di nuovo sotto. Attenzione che è sempre in mezzo. Meno male che anche loro ogni tanto sbagliano. Però sta viaggiando un po' troppo nella nostra zona sta palla. Attenzione al tiro. Albi segna il 3-0. Niente, ci stanno massacrando. È pazzesco, ci stanno massacrando. Gran tiro da metà campo di Albi. Ah, palla lì. Ragazzi, è dura, stavo aspettando un cross in mezzo che non arriva. Arriva adesso. Arriva adesso.
attenzione. Ho tentato di spostarla. Eccola, no, 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 no. Lì gli abbiamo servito. Incredibile. Incredibile. Gli avevamo servito un assist su un piatto d'argento. Altra traversa. Diciamo che per fortuna ogni tanto pigliano dei pali e delle traverse, perché sennò saremmo già probabilmente 5-0. Ah, niente, mi hanno anticipato. Partita anonima. Partita anonima perché non siamo mai stati pericolosi. Eccola lì. Non siamo mai stati pericolosi praticamente. 4-0 secco così. Mamma mia, ci hanno massacrati. E forse è ancora un risultato stretto per loro, perché come vi dicevo prima hanno preso un paio di traverse e un palo. In più ricordiamo anche la bella parata all'inizio di Night King. 5-0. Sì, adesso non è che dobbiamo crollare di colpo e fargli segnare quei gol che non hanno fatto prima, eh. Perché tanto vincere 1-0, vincere 5-0 non è che cambia tanto. No. No, è sempre nella nostra zona. È sempre nella nostra zona la palla. Non abbiamo fatto un tiro in porta, se non sbaglio. Non abbiamo fatto un tiro in porta. È stato impressionante. Niente, 6-0. Massacrati. Massacrati. Per fortuna mancano solo 8 secondi. Ah, ma c'è ancora tempo per prendere un gol, eh. C'è ancora tempo per subire un altro gol. Ok, partita terminata. 6-0 per la squadra arancione. Ci hanno massacrati. Ok ragazzi, ho scelto di nuovo la squadra blu. Speriamo di riuscire a combinare qualcosa di più in questo match. Prima ci hanno massacrati. E sarebbe potuta finire in doppia cifra, eh. Nel senso anche 10-0. Perché come vi dicevo prima hanno avuto delle buone occasioni. Per fortuna questa volta partiamo bene. 1-0 per noi, segna Ciccione 02 con assist di Nico. La squadra arancione praticamente non si è vista. Attenzione. Altro gol. Mamma mia, parata all'ultimo. Siamo tutti qua. Siamo tutti qua. Ah, l'ho lisciata. Ok, contropiede, contropiede. Vai, 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 contropiede. Apriamoci a ventaglio. Se qualcuno la mette in mezzo, magari. Niente. Nico sta tornando in difesa. Io non ho os per saltare. Sì, mi sono schiantato contro il palo per guardare la palla. Niente, è la seconda volta oggi che non riesco a prenderla. Dani segna un gol da una posizione impossibile come Ciccione prima. È la seconda volta, eh. Pensavo di riuscire a colpirla passando, cioè, semplicemente saltando in avanti. Invece avevo bisogno del nos. Uno pari a 4 minuti dalla fine. Dai, torniamo di là, torniamo di là. Ma Ciccione ha cambiato di nuovo squadra? Sì, perché era con noi. Ha segnato il primo gol e ha cambiato squadra. Ok, vabbè, non importa. No, non va dentro, non va dentro, non va dentro. E invece va dentro, ragazzi! E invece va dentro! Mamma mia, che gran gol! Gran bel gol. Non sono riusciti a bloccare la palla.
Niccolò ci ha provato. 2-1 per noi. Oh, ogni tanto riesco a fare qualcosa anch'io. Ok, l'ho colpita di nuovo e l'ho messa in mezzo, mamma mia. Per spazzarla la stava deviando e stava andando dentro la palla quasi. Attenzione. Attenzione a Giuseppe che ci prova. Altro tiro, ci stanno massacrando, ragazzi. Palla di là. Palla di là. Ah, attenzione. Mi hanno anticipato. E la palla va dentro così. Sì, Ciccione ha cambiato di nuovo squadra perché ha segnato per noi. Poi adesso ha segnato contro di noi. Due pari. Due pari. Palla lentissima che si diretta verso la nostra porta. Niente, mi hanno anticipato di nuovo. No. È arrivato qualcuno da dietro. Stavo aspettando che scendesse. Non ho nos. Non ho nos, purtroppo. È esploso uno dei nostri, purtroppo. Torniamo dietro. Devo aspettare ancora un attimo. Vai, Nico. Eh no, questa volta ce l'ho fatta a prenderla. Tiro alzata tantissimo. Si è tolto qualcuno comunque, perché vedo un IA. Vedo un giocatore dell'IA. Fury è un giocatore dell'IA. Peccato, la stavo aspettando in mezzo. Bravo Fury. Attenzione che sta andando verso la nostra porta. Io non ho nos per tornare indietro. Ah, peccato, peccato. Dai, però. Siamo due pari a un minuto dalla fine. Vai, Night King. No, e segna così. 3-2. Il nostro ex compagno di squadra segna per i nostri avversari. Se fosse rimasto con noi avremmo vinto. Se fosse rimasto con noi. Non ho capito perché ha cambiato squadra. Niente, 30 secondi alla fine. Siamo 3-2. Mi sa che anche questo match lo perderemo. Però almeno è stato un po' più combattuto. Ah, l'ho colpita malissimo. Perché quello poteva essere un tiro insidioso. Ok, palla spazzata. Attenzione. Mamma mia. Ci siamo scontrati in tre. 10 secondi alla fine. Qualcuno che tiri in porta. Qualcuno che tiri in porta. Non ce la facciamo. Niente. Niente. Vince di nuovo la squadra arancione. 3-2 questa volta però. Anche loro sono rimasti. Ah no. Ok, erano in 4. Ok ragazzi, stavolta ho scelto la squadra arancione. Siamo rimasti in 6 però. Quindi 3 contro 3. O almeno spero che ci siamo divisi equamente. Mi pare di sì, forse. O forse no. Non si sa. Ok, deviamo questa palla pericolosa. Dai, voglio provare a segnare un altro gol. Bello questo campo però. Ok.
Attenzione. Attenzione, palla lì. Ah, peccato. Guarda, Night King. Mamma mia, che dribbling. Mamma mia, che gol che ha segnato. Mamma mia, è partito da metà campo. Guardate che dribbling che si è fatto. Poi ho tentato di recuperare utilizzando tutto il NOS che avevo a disposizione. 1-0 per la squadra blu. Ma che gran gol. Ah, la palla è rimasta ferma lì in mezzo. Vedo gente che esplode. Dai, spingete ragazzi, spingete. No, l'ho alzata troppo, peccato. Ero troppo veloce. Ero troppo veloce, se no potevo segnare l'uno pari. E Ciccione segna l'uno pari. Oggi protagonista. Ha già segnato un gran numero di gol, sia per la squadra blu sia per la squadra arancione, o per entrambe nello stesso match. No, però ragazzi, comunque gentilmente, se potreste evitare di cambiare squadra durante le partite, non sarebbe male. Più che altro perché sennò non capisco più con chi sono assieme in squadra. Ok, l'ho buttata di là. No, no, ero troppo avanti, troppo avanti. Ero troppo avanti. Adesso sono nelle retrovie. Quando sono nelle retrovie nessuno mai che la spazza fuori quella palla. Allora, aspettate che cambio telecamera. Aia. Ho la palla qua dietro. Attenzione. No. Ah sì, ho segnato. Mamma mia ragazzi, ho segnato, incredibile. Incredibile, pensavo di averla buttata fuori. Fatemi vedere. Ok. Perfetto, 2-1. Allora, siamo 3 contro 3. No, l'ho lisciata, incredibile, l'ho lisciata. Lì potevo fare un altro gran tiro. No. Volevo impedirgli di crossarla in mezzo. Ok, alziamola qua. Ah, Dani me l'ha portata via, ero più dritto rispetto a lui. Dai, riusciamo a buttarla lì, sì. Bravo Nico, 3-1. Eravamo in due che tentavamo di buttarla lì, in mezzo. Per fortuna la palla è passata. Ok, siamo 4 contro 3 o sbaglio? Sì, 4 contro 3. Palla in mezzo, qualcuno che... no, lì non ci arriverò mai. Devo essere un attimo dietro. Palla dalla nostra parte. No, pensavo Dani la prendesse, invece niente da fare. Ok, i blu resistono. Mamma mia, com'è rimbalzata. Attenzione, sono esploso con mezz'ora di ritardo. Ok, si riparte. Prendiamoci tutti. No, qua. Niccolò la spazza. Ciccione interrompe il tiro. Ma sbaglio, sto laggando leggermente. Non lo so, quell'impressione lì. Ok, bravo, bravo Ciccione. Dov'è la palla? Qua. Ah, non c'è nessuno.
Mamma mia, mi avete dato una sportellata incredibile. No, 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 attenzione. Mi sa che l'ho deviata. Ah no, dai, ciccione me l'ha portata via all'ultimo forse. Fatemi vedere. Allora, lui ha tirato, quindi è giusto che il gol fosse suo. Sì, l'ha spizzicata alla fine. Se no segnavo io su suo tiro, dato che aveva colpito praticamente me. Vabbè, dai, gli ho fatto l'assist, va bene così. No, è giusto che il gol fosse assegnato a lui, dato che ha effettuato lui il tiro. Attenzione. No, l'abbiamo lisciata. Night King segna il 4-2. Ok, perfetto. Gran gol di Night King. Qualcuno vola per spizzicarla. Era Nico forse. Ok, palla a terra. Perfetto. Oh, niente da fare. Oggi la squadra arancione sta dominando. Va bene ragazzi, questa volta giochiamo nella modalità giorno di neve. Ho provato a fare una piccola modifica. Ho messo gravità super elevata. Praticamente non ci si schioda da terra. Fantastico. Ma vediamo cosa viene fuori. È una partita a hockey vera e propria questa qua. Sì, forse super elevata è un po' eccessiva. Guardate, sto praticamente... sono dentro al ghiaccio. Attenzione. Mamma mia. Dopo torniamo alla gravità normale, comunque. Dopo torniamo alla gravità normale. E Nico segna il primo gol. 1-0. Abbiamo le macchine che sono sottilissime, schiacciate dalla gravità. Sono metà dentro il ghiaccio praticamente. Non si può saltare praticamente. Ok, attenzione, dischetto dall'altra parte. Dai, dai che stavolta vince la squadra blu, perché oggi siamo 3-0 per la squadra arancione, 3-0 per la squadra arancione. Sportellate incredibili. No, però effettivamente gravità super elevata non è granché come opzione. Attenzione però la squadra arancione che pareggia con Niccolò. 1-1 a 3 minuti e mezzo dalla fine. Tiro normalissimo. Non c'era però nessuno in difesa. Dai, 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 è tutta velocità. Ok, adesso ho anche finito il NOS, fantastico. Il dischetto si è staccato da terra, incredibile. Vai, 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 spingetelo di qua. Non si riesce a salire però. No, comunque con la gravità massima Rocket League perde veramente tanto. Effettivamente se non potessero volare le macchine sarebbe abbastanza noioso come gioco. Allora, è sempre lì il dischetto, Sempre lì.
Vai Night King. Sono già rientrati però. C'è anche Manu. No, dai. C'era la porta sguarnita. Gente che esplode. No, 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 dai che rischiamo. Vai Nico, in contropiede. Ciccione difende bene. Dischetto da questa parte di qua. Qualcuno? Niente? No, niente da fare. Attenzione in mezzo. Attenzione in mezzo. Dopo rimetterò la gravità normale, comunque. Anche perché, come vi dicevo, Rocket League perde moltissimo. Sono esploso e mi sa che vanno a segnare. E Nicolò segna una doppietta. 2-1 a 1 minuto e 20 dalla fine. Qualcuno ha tentato di intervenire, ma niente da fare. Ok, vediamo se riusciamo a pareggiare. Ah, dai, Dani, dai. Ah, peccato, peccato, peccato. Attenzione alla squadra arancione che può... segna il 3-1. Giuseppe segna il terzo gol. Qui mi sa che hanno messo una bella pezza e hanno chiuso l'incontro con questo gol. Peccato, eravamo partiti bene. Niente, oggi non c'è verso che la squadra blu vinca. Tutti in mezzo, tutti in mezzo. Accidenti a sta telecamera. Dov'è il dischetto? Non si vede più. Dai. Dovete prendere il dischetto, ragazzi, non me però. Weila, weila. Qualcuno prova lo stesso a crossarla in mezzo. Anche, anche se con questa super gravità non si riesce. Quindici secondi. Avevo il dischetto alle spalle. Dai, magari un 3-2. No, non ci credo. Niente da fare. Ok, partita terminata. 3-2 per la... 3-1, anzi, scusate, per la squadra arancione. Ah, non si può saltare neanche... neanche qua.